24 anni, fanese, dal carattere vivace, tanti interessi inclusi la musica, un solo sogno. Una bicicletta innovativa a tre ruote che permetterà ad Angelo Angeletti di superare le sue difficoltà motorie, permettendogli di essere più autonomo. Un particolare mezzo che verrà consegnato entro pochi mesi, grazie alla generosità e al cuore di tanti, rendendo felice lui e i suoi genitori, che vedranno riflessi negli occhi del figlio la gioia e il desiderio di una vita. Manuela, voi oggi avete realizzato un sogno. Finalmente, fortunatamente, siamo riusciti ad arrivare al sogno di Angelo, acquistare la bicicletta. Ecco, un sogno partito da quando? È un sogno partito da circa 6 mesi, tramite l'associazione GFH, che ci ha permesso di conoscere questa bicicletta e l'abbiamo provata, è stata molto accettata da Angelo, è molto funzionale a livello motorio perché lui ha molte difficoltà motorie e gli piace perché sente a tutti andare in bici e fino adesso non è mai riuscito ad andare in bicicletta. Ecco, queste difficoltà le ha sin da piccolo Angelo? Lui dalla nascita ha una tritta paresi spastica con ritardo psicomotorio. Questo mezzo quanto costa? Questo mezzo costa 12.000 euro, è una bicicletta a tandem con uno scambiatore che si regola, praticamente il lato passeggero regolarizza il lato della persona con disabilità. Si può pedalare entrambe, può pedalare uno solo, solo Angelo, e ha diverse caratteristiche che purtroppo ogni accessorio costa tanti soldi. Noi purtroppo con la situazione economica, io sono casalinga, non riuscivamo a raggiungere questo sogno, ci hanno consigliato questo GoFundMe e siamo riusciti a ottenere questa cifra. Angelo, finalmente andrai in bicicletta. Quanto ti piace la bicicletta? A me mi piace tantissimo perché mi piace andare in bici con gli amici. Vuoi dire grazie a coloro che ti hanno aiutato? Alle associazioni, anche gli FGI. FGI come H risponde, come stavo dicendo, come dicevo prima, che è FGI dove lavora Francesca Busca, e voglio ringraziare anche a tutti perché mi piace da matti. Allora Angelo, ci manderai una bella foto in compagnia dei tuoi amici in bicicletta? Sì, io vorrei fare sempre così, voglio fare sempre così perché mi piace stare con gli altri, perché non voglio farle per conto mio, non so. La bicicletta, se tutto va bene, arriverà a fine maggio e faremo una grande festa.